tutti ragazzi e bentornati. Ah mio Dio, abbiamo già iniziato. La tempesta di Marco sta generando molta elettricità. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Che succede alla tensione superficiale della sabbia? Si aumenta il contagio. Io avevo già iniziato a giocare. Ho operato i minimap. Ok, vabbè, ci sono. Ok, spacchiamo tutto quanto con i nostri bracci meccanici. Bene, ok, prendi questo. E BAM! BAM! Mamma mia che bello! Cioè, fa delle prese a sto Spider-Man spettacolari. Mi piace un sacco proprio la modalità di combattimento degli Spider-Man. È meraviglioso, è tutto decisamente meraviglioso. Mamma mia, però questa città sta diventando veramente un mare di sabbia! Sì, è vero, vabbè, ci pensano i tizi delle pulizie, che ti devo dire? Mamma mia, ok. Mi sta sembrando tutto molto più semplice da quando abbiamo sconfitto l'uomo sabbia gigante. Che poi non è che l'abbiamo sconfitto davvero, Vantatore, guarda, sta ancora lì. Sì, sconfitto in senso la prima volta, cioè una volta superata la prima fase dello scontro. Oddio, cioè, ci sta arrivando qualcosa di molto enorme, schiva. Ok. Adesso dirigiamoci di nuovo verso di lui. Credo di dovergliene dare tante. E adesso gliene diamo tante. Prendi questo. Non ascolta. Ok. Ma questo è un video, ragazzi. Ok, questo è un video. Vai, Miles. Mamma mia! Oh! Accidenti! Ma guarda! Oh! Oddio! No! Che fai? Che fate? Che succede? No! Sì! Che fa? Oddio, onda energetica! Fantastico! No, vabbè! Gli abbiamo fatto il sedere incandescente, finalmente! Finalmente! Guarda che casino, va. Cioè, veramente. Un macello. Uomo sabbia, sarai problematico quanto ti pare, ma non puoi mica trasformare in una spiaggia la città intera. Cioè, guarda lì. Ce l'abbiamo fatta, Vantatore, ce l'abbiamo fatta! Io ce l'ho fatta, Arex. Io ho giocato, io ho vinto, e tu non mi sei stato utile a niente. Scusa, io sono stato qui e ti ho fatto da spalla. Adesso sta zitto, fammi seguire. Da tanto tempo. Se ti serve aiuto, devi solo chiedere. Siete voi due. Oh, voi due a chi? E ne avrete bisogno. Quando vi cercheranno? Ci cercheranno? Chi ci cercherà? In che senso? Di chi parla? Che volete da noi? No! No, non venite a cercarci! Oh, mi mette ansia sta cosa! Chi deve venire a cercarci? Che cosa vogliono da noi? Non lo so, Arex. Sei mesi fa, attenzione ragazzi, sei mesi fa. Cosa è successo sei mesi fa? Sangue! Quello è sangue! No, non posso guardare! Ma che fa? Lecca il sangue, ma che schifo! Ma questo è Kraven. Potrebbe essere Kraven, ragazzi. Il cacciatore nemico di Spider-Man. Con l'età sei diventato. Però non ha il pelliccione. Ah, ok, ecco il pelliccione. No, non è il Kraven, è No. Ah, quello. Che cos'è? Che succede? Eccolo, Kraven! Ciao Kraven! Bestia Kraven, c'è che spettacolo! No, aspetta, che fa? Non voglio guardare! No, guarda Alex! Non voglio guardare! Guarda, non succede niente! Ok, vediamo! Patetico! No, Vantatore, ma che fa? Lo uccide? Ma no, non lo uccide, dai, stanno soltanto parlando, gli starà facendo un massaggio al collo! No, l'ho ucciso! L'ho ucciso! Non volevo guardare io! Vabbè, Arex, capita, cioè gli ha fatto un massaggio un po' troppo forte, gli è sfuggita la mano, ecco, cioè capita di ammazzare qualcuno. Ma che dici? Signore, capita di ammazzare qualcuno? Ma come ragioni? Ma non si dicono queste cose, Vantatore, smettila!
Alex, senti, allora, questo è un gioco di Spider-Man. A Spider-Man ci sono i cattivi. I cattivi ammazzano la gente. Quindi abituati, perché vedrai questo tipo di cose un po' spesso in questo gioco. Ma è un gioco violento. È un gioco realistico, ci sta, Alex, ci sta. Cioè, dai, hanno fatto le cose per bene. E comunque questo Kraven sembra proprio spietato. Mamma mia. Mamma mia. Cioè, guardate che... No, è iniziato adesso il gioco, quindi. Abbiamo fatto, cioè... Quanti gameplay abbiamo fatto fino ad ora? Cioè, sembra veramente di essere a metà gioco, invece è tutta una grande introduzione. Ok, si prospetta un gioco molto, molto lungo. Molto lungo. E quindi niente, passeremo tantissimo tempo insieme, ragazzi, a giocare a questo gioco. Quindi spero veramente che vi piaccia seguire le nostre avventure, le nostre peripezie mentre giochiamo a questo Spider-Man 2, perché a parte che è un gioco abbastanza complesso, poi per quanto mi riguarda è spettacolare, è veramente Pete, bello. Riesci a vedere? Vi stia piacendo? Se non vi sta piacendo, non fa niente, lo continuiamo lo stesso, non mi importa niente, perché questo gioco è veramente bello e merita di essere vissuto fino alla fine. Guarda che casino. Oh, vabbè, ma c'è un sacco di persone che sono rimaste intrappolate dalle macerie. No, ragazzi, cioè, l'uomo sabbia ha fatto veramente un disastro allucinante. Sì, qui non... Ehi, Genki. Lo so, la rete di telecomunicazioni non ha retto. Cosa succede alle richieste inviate? Restano in coda, ma... Un attimo. Forse ho un'idea. Ok. Fai in fretta. Bene, ragazzi, mi sa che dobbiamo cercare di aiutare... Prima che l'app andasse sopravvissuti. Offline, ho visto una richiesta tra Liberty e Broadway. Sì, chissà quanti morti ci sono stati. E mi sento anche abbastanza in colpa adesso, perché, cioè, sono rimasti... coinvolti un sacco di cittadini nello scontro contro l'uomo sabbia. Marco, ma quindi anche tu hai un cuore? No, vabbè, stavo vedendo questa desolazione, questo, non lo so, questo paesaggio semi-apocalittico insabbiato. Mi sono venuti i brividi. Cioè, chissà quanta gente è rimasta sepolta dalla sabbia. Infatti, guarda lì. Tutto bene? Sì? Ok, bene, niente, adesso andatevene e... Ehi, al capo, serve una andate, mano. Non lo so, prendete una scopa, un sacchetto e vediamo di fare un po' di pulizia qua e là. Che macello, ragazzi, che macello. Dobbiamo subito portare i soccorsi. Subito, capo. Cioè, mi sta dispiacendo per tutte quelle persone. Mamma mia! Ma effettivamente un disastro simile non era accaduto nemmeno in Spider-Man 3, cioè anche in quel film l'uomo sabbia è diventato un gigantesco colosso. Signor Parker, mi serve aiuto per sistemare tutti questi disastri. Dimmi con tutto. La sabbia. Vai sul tetto dell'edificio tra Ward e Lafayette. La città non viene sommersa. Qual è il piano? A questo punto. Ci vorranno ore prima che l'infrastruttura torni a funzionare. Questo gioco è molto molto più realistico. Ci serve una rete tutta nostra. Ambizioso. Spider-Man 3 di da quanto tempo ci stai lavorando? Lo sognavo da quando ero in seconda media, io sento ma il piano vero e proprio è di un realismo in questo gioco veramente pazzesco. È troppo bello, è veramente bellissimo. È fatto divinamente. Guarda come volteggio. Yuhu! Ok, iniziamo. Deve esserci un lanciadroni qui attorno. A seguire. Che cos'è questa roba? Un attimo. Ricerche sull'ambiente per una startup. Il lanciadroni serve per i sensori d'alta quota. E questa startup ci ha autorizzati? Sì. Ho parlato con il capo. Tipo in gamba. Non vedeva l'ora di aiutare Spider-Man. Mm-hmm. Ok. Dimmi cosa fare. Cos'è quella roba? Ora la stampante 3D e i lanciaragnatele, giusto? Devi creare una cosa alla svelta. Ti ho inviato i progetti. Progetto in arrivo. Ce li ho. Sembrerebbe un drone. Noi non spiamo la gente. Oh, no. Segue solamente i newyorkesi che inviano messaggi all'app. Il software li manda a questi droni che io chiamo assistenti meccanici computerizzati. Ah, wow! È un drone, ragazzi. Esatto. In seconda media era un portento. Ok, ora come lo facciamo volare? Ok. Ci sono molte interferenze, quindi mi sa che dovrei cercare il percorso indicato sul visore. Cercare di attraversare tutti quei cerchi. Il segnale. Sì.
Sì, sì, ok, ok, ok. Aspetta, aspetta, aspetta. Pilota drone. Ok, 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 ci sono. Ce la posso fare, ce la faccio. Ok, un attimo. Ok, perché è così veloce? Ok, ok. Ce l'ho fatta. Molto bene, ragazzi. La rete è tornata attiva. Invio una notifica agli utenti. Ottimo, fantastico. Mamma mia. No, ragazzi, mi mette veramente un sacco di soggezione vedere la città così coperta dalla sabbia. Funziona! Davvero, fa molta impressione. Di nuovo in pista. Cioè, guarda lì. Cioè, che disastro. Che disastro. Cioè, mi sento male, cioè. È vero. Cioè, come faranno a ripulire tutto quel macello? Non lo so, Arex, però in qualche modo faranno, dai. Cioè, ci vorranno sicuramente dei giorni. Settimane. Mesi. Completa missione, sconfiggi i nemici per ottenere... Ok. Oh, ok, bene, niente ragazzi, crimine segnalato, effrazione, utente, Kitchen Slash, nice, va bene. Oddio, pensavo di... Mi sono visto già con la faccia per terra. Chi è questo con le mutande in faccia? Non penso siano mutande, pastatore. Vieni, è un passamontagna, ok. Sono sicuramente dei criminali. No! Ma chi l'avrebbe mai detto, pastatore? A me non sembrano per niente dei criminali. I sbirri sono distratti nella sabbia. Ripuliamo questo. Non stare. Ok, ok. Dai, quindi, becca questo. Cioè, abbiamo appena sconfitto un gigante fatto di sabbia. Figurati se adesso non riusciamo a sconfiggere. Furti d'armi? Stupidi non se criminali. Ci sono io. Attieniti al. Dammi tre. Non è nemmeno io. Non si può sapere chi ha deciso di creare un poligono qui. Sono veramente una nullità da affrontare. Ok. Penso okay, che lancerò però una petizione per sostituire i poligoni con attività più simpatiche. Non so, un club dei complimenti. Non fanno male a nessuno e sono gratis. Tipo, oh, lei sì che incassa bene i pugni. Bravo! Schiva questa, Spider-Man! Sì! No, che fa? Mi spari! Oh! Ma come ti permetti? Guarda che io sono Spider-Man, guarda che ti faccio io! Cioè, guarda, cioè non c'è più rispetto per niente per nessuno, nemmeno per Spider-Man. Oh, cosa gli ho fatto? Non lo so. Ah, è stato troppo divertente. Ok. Che devo fare adesso? Ferma la rapina al circolo delle armi. Ok, vabbè, fermiamo questa rapina. Ripeto, ho appena sconfitto un mostrone di sabbia. Dici che non fermo una rapina. Approfittare della sabbia che blocca la città. Mm-hmm. Chissà cosa gli ha preso a Marco. Ne arrivano altri. Accogliamoli a doveri, in stile Spidey. Ok, sventa i reati per ottenere componenti tecnologici per cui realizzare potenziali. Seleziona il gadget del collo verde. Ok, ragazzi, sto studiando un pochino questa questione qui, perché è interessante, interessante. Avvolgi nella ragnatela i nemici sparando raffiche di colpi mira ai nemici. Scusate, mira i nemici proni o vicini ai muri per bloccarli alle superfici. Ok, dettagli, spara con R1. Ok, ci sono tutti i dettagli delle varie mosse, dei... insomma... ok... Ok... bene. Niente ragazzi, io rimango qui a studiare un pochino, nel frattempo ci salutiamo. Comunque, gioco bellissimo, veramente spettacolare. E niente ragazzi, allora noi ci vediamo alla prossima. Niente, ciao. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, ciao.